C'è stato un grande critico musicale che era fedele d'amico, che diceva che Manon Lescaut, di cui stiamo ascoltando un pezzo, un frammento dell'intermezzo, grazie a Claudia D'Ippolito, è il Tristano Isotta italiano. Un'esagerazione? Forse no, forse sì, ma di sicuro c'è un nocciolo comune che, tirando i fili della drammaturgia, lega queste due opere, e che è l'amore inteso come forza distruttrice, come forza che non porta al bene, come forza che porta alla morte. Eros diretto verso la Thanatos. Se vedete una doppia cartolina alle mie spalle, non è un errore, si parla di Puccini, ma dietro c'è Wagner. Questa cartolina è del 1889, magari non proprio questa, ma una cartolina simile è stata sicuramente toccata dalle mani di Puccini. Perché? Perché nel 1889 Puccini, ancora semisconosciuto, se non attraverso il mezzo successo delle Villi e il fiasco totale di Edgar, è a Bayreuth, il tempio wagneriano per eccellenza. Lo ha spedito lì l'editore Ricordi, con cui ovviamente Puccini già collaborava. Lo scopo non era turistico, ovviamente. Puccini era stato mandato per studiare le opere di Wagner e per studiare particolarmente i maestri cantori di Norimberga, di cui, per conto dell'editore Ricordi, avrebbe dovuto redigere una riduzione per pianoforte, in vista poi della prima nazionale dei maestri cantori di Norimberga. E questo è un viaggio di lavoro che diventa in realtà una folgorazione. Puccini si immerge, mani, piedi, testa, dentro il mondo wagneriano, nel teatro costruito apposta per rappresentare solo ed esclusivamente opere wagneriane. E da questa esperienza Puccini trae la linfa vitale, l'immaginazione, l'immaginario, per arrivare a Manon Lescaut. L'amore come forza distruttrice, un amore che è lontano anni luce dall'amore angelicato, intriso di elementi morali e moralistici dell'Ottocento, di gran parte dell'Ottocento italiano, di gran parte del teatro di Verdi, che tra l'altro, per coincidenza incredibilmente irripetibile, debutta con la sua ultima opera, Falstaff, una settimana dopo il debutto di Manon Lescaut, come se Verdi e Puccini si fossero dati il cambio, idealmente. Amore che diventa morte. Questo è il nocciolo di Tristano Isotta. Ovviamente Manon Lescaut è molto meno metafisica, è molto meno cosmica, è più violenta, è più istintiva, è più viscerale. Del resto la scrive un compositore italiano, ci mancherebbe. Però grazie a Manon Lescaut Puccini riesce a portare un pezzo fondamentale della tecnica compositiva wagneriana, che è la tecnica del leitmotiv. Il leitmotiv inteso non soltanto come tema conduttore che rievoca particolari situazioni narrative, ma come serpente sotterraneo che si nasconde all'interno della partitura, che riemerge ogni tanto si nasconde, che fa rievocare ai personaggi situazioni psicologiche, che cambia con infinite modulazioni armoniche, come abbiamo ascoltato in questo intermezzo, cambia anche le situazioni della scena e della scena in cui si muovono i personaggi. Non è l'unica novità che porta Manon Lescaut. Manon Lescaut è una rivoluzione anche dal punto di vista drammaturgico, per il ruolo della donna. Con Manon Lescaut entra in scena una donna femme fatale che, spogliata delle vesti di angelo del focolare, potremmo definirla, che le aveva cucito l'Ottocento, in particolare l'Ottocento italiano, diventa una donna che cerca in maniera quasi scandalosa, anzi togliamo pure il quasi, cerca l'appagamento sessuale, cerca la ricchezza. Nel momento più drammatico dell'opera, quando viene braccata dai gendarmi alla fine del secondo atto, il suo pensiero è ancora quello di arraffare i gioielli, gli ultimi che riesce, dopo vedremo più nel dettaglio. È una donna, insomma, che vive, che vuole vivere e che fatalmente si ritrova a morire sola, abbandonata, in un posto lontanissimo da dove aveva immaginato di vivere. È un filo conduttore che animerà la vita e soprattutto la morte di moltissime eroine pucciniane. Puccini non fa morire le sue donne per mano di un uomo, Puccini non fa commettere femminicidi, Puccini fa consumare le sue donne, a volte di malattia, a volte, come in questo caso, di disidratazione letteralmente. Puccini fa vivere le sue donne tanto a lungo quanto a lungo possono soffrire. È quello che capiterà a Manon. Ma non è più la donna del teatro verdiano, non è più la donna chiusa in un orizzonte Dio, patria e famiglia, che deve rispettare appunto queste tre direttrici. È una donna che invece vorrebbe, come faranno tante altre, prendere in mano il proprio destino. E se ci fate caso, a tutte le donne di Puccini viene come sabotata l'immagine più cara che può avere una donna nella sua vita, soprattutto alla fine dell'Ottocento, che è l'immagine della casa. Nessuna delle donne di Puccini, alla fine dei conti, riuscirà a costruire la propria casa. E tutte le donne di Puccini si chiedono: qual è il mio posto nel mondo? La risposta ovviamente sarà nessuno, perché quasi sempre le donne di Puccini non lo trovano un posto nel mondo. Ma Lescaut non avrà una casa, addirittura morirà nell'esatto opposto di quella che può essere una casa, un luogo deserto, brullo, arido. Mimì avrà soltanto una soffitta in cui morire, in cui consumarsi fino all'ultimo. Madama Butterfly una casa ce l'ha, è una casa a soffietto, ma è la casa in cui aspetta vanamente l'arrivo di Pinkerton. E se ci pensate, andando avanti, c'è Suor Angelica, che è chiusa contro la sua volontà in un convento. C'è la chiatta squallida in cui vive Giorgetta nel tabarro. E arrivando alle estreme conseguenze, passando per Fanciulla del West, dove a non avere una casa sono i minatori, si arriva a Turandot, che vive in una reggia imperiale, essendo figlia dell'imperatore, ma la sua è una casa di gelo. In realtà, andando più nel dettaglio della trama, Manon Lescaut una casa sembra non poterla avere fin dal principio, quando ce lo dice l'esordio del primo atto, dovrebbe essere condotta in un convento. A 18 anni solamente e già le si prospetta una vita di assoluto anonimato dentro un convento. Se non che sulla sua rotta, siamo in una piccola cittadina di Parigi nel 700, sulla sua rotta entrano due uomini, anzi tre col fratello. Uno è Desgrieux, uno studente molto esuberante, e l'altro è Geronte, un ministro, un tesoriere di Francia. Entrambi finiscono per avere la stessa idea, rapirla per possederla, chiaramente. Geronte aveva già architettato tutto con la complicità del fratello di Lescaut per rapire Manon Lescaut e di portarla poi a casa sua, facendola vivere nel massimo degli agi, con beneficio chiaramente anche del fratello. Ma improvvisamente entra in scena Desgrieux, che inizialmente scettico sulle possibilità dell'amore dice: io non conosco amore né sotto forma di tragedia né sotto forma di commedia, l'amore non esiste. Improvvisamente però vede Manon ed è colto come da una rivelazione, come se avesse bevuto il filtro magico di Tristano, e inizia a cantare Donna non vidi mai. È su questa melodia che Puccini costruisce una delle arie più famose, più belle del suo teatro. Il rapimento di Desgrieux ha esito positivo, i due effettivamente scappano, e a quel punto il fratello di Manon Lescaut è come se dicesse a Geronte: stai tranquillo, tornerà, conosco mia sorella, non vivrà a lungo, i soldi finiscono presto e cercherà una situazione un po' più sicura. È quello che succede nel secondo atto. Nel secondo atto cambiamo completamente scenario, siamo già nella casa di Geronte, la profezia del fratello si è compiuta. Queste sono le primissime note che aprono il secondo atto. Se ci fate caso, c'è come l'eco di una tradizione clavicembalistica settecentesca, unito però, inebriato dalle armonie modulate di alla Wagner. E siamo in casa di Geronte, quindi una casa molto ricca, in cui Manon conduce una vita un po' annoiata, sicuramente benestante. E ecco a quel punto che il fratello, come per volerla consolare, insomma, ha la brutta idea di chiamare in causa De Grieux, come se volesse rianimarla, ma quello è un incontro che non doveva accadere, perché rivedendosi a distanza di tanto tempo si riaccende l'entusiasmo incontenibile di due giovani che sono chimicamente attratti l'uno con l'altro. Questo incontro determina il vero precipitare degli eventi. Quando De Grieux entra in casa non sa che a quel punto il vecchio Geronte ha già denunciato la disgraziata Manon, e quando il fratello accorre trafelatissimo in uno dei momenti più pieni di suspense del teatro di Puccini, chiama la sorella, chiama De Grieux per dire: vi stanno braccando, stanno arrivando i gendarmi, la musica questo lo dice perché è un continuo incalzare sulle scale, si sente proprio il respiro dei soldati affannoso che salgono le scale, ma questo lo dice l'orchestra chiaramente. A quel punto Manon e De Grieux tentano un'improbabile fuga, Manon viene braccata, De Grieux cerca di seguirla, a quel punto il fratello, che è colto da un momento di lucidità, dice: cavaliere, non fate nulla, chi potrà Manon salvar se arrestano anche voi? E infatti arrestano Manon e De Grieux rimane da solo. Intermezzo, quello che abbiamo sentito poco fa. Intermezzo separa i due momenti, i due torsoli dell'opera. Siamo nel terzo atto adesso, improvvisamente abbiamo cambiato di nuovo scenario, siamo a Le Havre, sull'Oceano Atlantico, pronti per salpare sulla nave in cui devono salire i condannati all'esilio, e Manon è tra questi. L'esilio verso l'America. De Grieux, in un lampo di uno slancio di follia, di eroismo, chiamatelo come volete, chiede di salire sulla nave con lei. Con uno stratagemma riesce a salire sulla nave e così ad accompagnarla verso questo lungo, lunghissimo e pericolosissimo viaggio verso l'America, verso una terra ignota, tutto pur di stare al suo fianco. Il quarto atto è in America. In un'America non ben definita, siamo in un deserto, in teoria in Louisiana, dove ci troviamo, non ci sarebbero deserti, concediamo questa piccola imprecisione a Puccini e ai suoi numerosi librettisti, perché Manon è stata scritta da 6 mani diverse per quanto riguarda il libretto. Di sicuro siamo in una situazione in cui non c'è via di scampo, c'è il deserto, non c'è acqua, non c'è cibo, i due sono fuggiti in questo eterno peregrinare e si ritrovano faccia a faccia di fronte al destino. Ed è lì che Manon, una giovane di 18 anni che, ricordiamo, doveva entrare in convento, si ritrova dall'altra parte del mondo, senza una casa, appunto, sola, perduta e abbandonata. Sola, perduta e abbandonata è Manon, ma anche una delle tante donne che Puccini ha avuto come amante, Josephine von Stengel. Josephine von Stengel è un nome che non direbbe nulla, infatti non dice nulla perché è scomparsa dai libri di storia. È stata una delle ultime amanti di Puccini, nobildonna tedesca, bavarese. Incontra Puccini casualmente, forse a Viareggio durante una vacanza con i figli. È sposata, è ricca, è benestante, e si innamora di Puccini, fatalmente. Inizierà una relazione clandestina in varie parti d'Europa, Puccini troverà il modo di raggiungerla ogni volta che può, in Germania, addirittura in Svizzera durante la Prima Guerra Mondiale, perché la Svizzera era campo neutro sia per i tedeschi che per gli italiani. Perderà la patria potestà sui figli, addirittura, per il suo comportamento. Suo marito morirà durante la Prima Guerra Mondiale e la relazione continuerà con Puccini, che farà costruire addirittura un piccolo bungalow a Viareggio per ospitarla in maniera ovviamente del tutto fuori dalla norma e fuori soprattutto dallo sguardo della moglie Elvira. Josephine von Stengel, come Manon, una volta morto Puccini, morirà da sola e morirà, pensate dove? A Bologna, perché Puccini le aveva preso una dimora a Casalecchio di Reno e la manteneva finché ha potuto, finché ha voluto. Quando Puccini muore, Josephine von Stengel lo impara dai giornali e sopravviverà a Puccini soltanto 2 anni, morirà da sola a soli 40 anni, sola, perduta e abbandonata, appunto. Questa è una storia che riguarda Josephine von Stengel, ma che riguarda in realtà moltissime donne che più o meno con lo stesso livello di tragedia hanno accompagnato da amanti la vita di Giacomo Puccini. È una vita chiaramente segnata da una scommessa, la scommessa di legarsi a un uomo di successo, di fama, ma non dalla parte, diciamo, legittima. Puccini in realtà a Bologna era venuto molte volte, era venuto per incontrare tanti colleghi e tra questi ci sono anche Pietro Mascagni, amico e rivale, perché Mascagni aveva avuto il successo ben prima di Puccini, nel 1890, cioè 3 anni prima di Manon con la Cavalleria Rusticana, e quello al centro è Alberto Franchetti. Alberto Franchetti è un altro grande operista italiano, purtroppo dimenticato, che avrebbe dovuto in teoria musicare la Tosca. Ne aveva i diritti, aveva comprato i diritti per musicare la Tosca, poi ha abbandonato il progetto e pensate un po' a chi l'ha ceduto, a Giacomo Puccini, verrebbe da dire per fortuna. Ma pochi sanno che il padre di Alberto Franchetti, l'uomo che vediamo al centro, il potenziale autore di Tosca, era Raimondo Franchetti, un barone nato nel 1828, che qui vediamo su una carrozza in un'epoca in cui andare ai 30 km all'ora era, diciamo, più che obbligatorio, inevitabile. E Raimondo Franchetti è stato, pensate un po', l'ultimo proprietario, qui facciamo un salto verso l'attualità, della Torre Garisenda. È stato l'ultimo proprietario ad avere i diritti sulla nostra amata torre, che restaurò a sue spese e che poi donò gratuitamente al Comune di Bologna nel 1904. Il resto, ovviamente, è storia di oggi.